Giunti Scuola presenta A domande rispondo con Roberto Piumini. Domanda: come ti vengono le idee? Non so precisamente, posso dire un ricordo che ho. Tanti anni fa, parlando con bambini in un paese, precisamente a Castel del Rio, ricordo, era una quarta elementare, venni a sapere che nel Medioevo i signori feudali del castello erano gli alidosi. Ora, io sono un poeta, e un poeta sempre nella sua mente, anche non sapendolo, gioca con le parole. In quel momento, pensando alla parola alidosi, cambiai la D con T e diventò alitosi. Come qualcuno sa, questa parola parla di un fiato che non consola, un fiato sprofumato, non di rosa o altri fiori, insomma, francamente, un fiato puzzolente. E allora, non so se in quel momento o qualche tempo dopo, mi nacque in mente una storia, quella di un conte di Castel del Rio, narco degli alidosi, che governava molto saggiamente, ma un giorno si accorse che il suo fiato era... Beh, lo sapete com'era. E allora, e scrissi quella storia. Una volta la scrissi per bambini, un'altra volta, qualche anno più tardi, la scrissi in versi per farci il teatro e 10 anni dopo la riscrissi, più lunga e complicata, per i grandi. 3 libri, 3 scritture sulla carta, nate da una parola, là nel castello di Castel del Rio, detta dai bambini di una quarta. A domande rispondo è un podcast originale di Giunti Scuola.